dispiace di avervi fatto aspettare un po', ma purtroppo siamo partiti all'alba, solo che c'era un'interruzione sulla 652 e il navigatore ci ha mandato per Pizzo Ferrato, insomma, abbiamo fatto un percorso attraverso questi bellissimi paesaggi dell'Abruzzo, però insomma quando uno poi c'ha un orario da rispettare, la bellezza l'ha detto un po' di meno, insomma, prevale l'ansia. Comunque, finalmente siamo riusciti ad arrivare, grazie anche a un santo carabiniere che ci ha ascoltato fino all'inizio della strada della strada per Lanciano. E quindi grazie, veramente, sono contenta che siamo comunque riusciti ad essere insieme. Io vi ringrazio moltissimo anche per le cose belle che ho ascoltato stamattina. E prima ancora direi per questo clima così familiare, fresco, no? Che si avverte arrivando qua. Tra i sacerdoti, il vescovo, il tratto affettuoso, paterno, semplice del vostro vescovo, che veramente allarga il cuore, perché diciamo tanto che nella Chiesa abbiamo bisogno di relazioni vere, di relazioni autentiche. Ecco, allora quando ci si trova di fronte ad uno stile così, ci si sente rincuorati, perché vuol dire che è possibile, cioè che ci si può veramente sentire a casa, nella Chiesa, ovunque, nelle vostre parrocchie. È stato bellissimo sentir dire in una sintesi: per noi la parrocchia è la nostra casa, no? Ci sentiamo a casa in parrocchia, ma è bello sentirsi a casa ovunque si vada nella Chiesa, perché anche se siamo in paesi diversi da quello dal quale veniamo, come per me questa mattina, ci si sente a casa, ci si sente accolti, ci si sente appunto dentro un tessuto di relazioni belle che sono resi tali dall'amore del Signore che ci unisce, no? Da quella chiamata di cui parlavate anche questa mattina, da quella comune vocazione alla santità, che è poi la chiamata ad essere, a vivere in comunione con il Signore e in comunione tra di noi, perché la sorgente è quella, ce lo ricordiamo, no? La sorgente del nostro essere insieme è sempre la relazione con il Signore, e quella relazione è la relazione da cui viene tutto il resto, no? È quella relazione che poi ci spinge, ci fa andare verso gli altri, ci fa incontrare gli altri, ci fa essere insieme gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. Ed è quella relazione che ci rende anche desiderosi di allargare sempre di più il raggio di coinvolgimento poi dell'esperienza bella che viviamo, no? Perché se si vive un'esperienza bella di relazione, di comunità, di comunione appunto, che avvertiamo come possibile nel Signore, allora sentiamo il desiderio anche di allargare questa esperienza. Non possiamo tenerla per noi, no? Non possiamo chiuderci, non possiamo costruire delle bolle autoreferenziali, come dicevate voi, no? Ma dobbiamo condividerla, dobbiamo comunicarla e condividerla con tutti, no? E quindi dobbiamo appunto aprirci sempre di più all'incontro, ad una relazione che si dilata, che si allarga, senza più nessuna distinzione tra chi è dentro e chi è fuori, perché nell'amore del Signore non c'è nessuno che è estraneo, nessuno è lontano dal Signore veramente, perché il Signore non è lontano da nessuno. Noi possiamo anche talvolta nella nostra vita allontanarci, prendere distanze, un po' come il figlio prodigo, no? O chiudere la porta, ma il Signore è lì, continua a rimanere accanto a noi. Io sto alla porta e busso, continua a stare accanto a noi, no? Quindi continua ad aspettare come il padre della parabola del figlio prodigo, e continua a starci accanto, e non si addormenta il Signore, non viene meno la sua vicinanza per noi. E quindi non vale, proprio per questo motivo non vale quella distinzione che voi stessi avvertite come troppo angusta, no? Quella distinzione tra chi è dentro e chi è fuori, no? I lontani, i vicini. E in realtà a volte può esserci qualcuno che noi pensiamo, immaginiamo come lontano, ma che è molto più vicino al Signore di quanto non siamo noi talvolta, no? O di quanto noi possiamo capire, possiamo immaginare. Le vie dell'incontro con il Signore sono misteriose e appartengono al cuore di Dio.
e noi dobbiamo sempre fermarci di fronte alla vita dell'altro in punta di piedi, come terra sacra, e contemplare, imparare a contemplare la presenza del Signore nella vita dell'altro, anche quando questa vita ci sembra fuori dei confini della Chiesa o qualcosa di appunto apparentemente lontano da ciò che noi sperimentiamo. Allora, veramente abbiamo bisogno di orecchie per ascoltare, no? Per comunicare ci vuole un orecchio che ascolti, perché per comunicare, per condividere la bellezza della nostra fede, dobbiamo imparare prima di tutto a contemplare la presenza del Signore nella storia, nella vita, nell'esistenza di chi ci sta accanto e anche nella realtà concreta e viva del territorio che abitiamo, di questa terra nella quale siamo chiamati ad essere Chiesa, nella quale siamo Chiesa, siamo sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, siamo sacramento di comunione, dobbiamo poterlo essere sempre di più, ma per poterlo essere appunto dobbiamo mantenere salda la relazione con il Signore, coltivare questa relazione, alimentarla, è quello a cui mi invitava anche il direttore dell'ufficio catechistico che ho avuto modo di ascoltare poco fa, e aprire il cuore, aprire le orecchie, allargare lo sguardo, saper contemplare appunto con sguardo di fede la storia dentro la quale siamo immersi, nella quale camminiamo. Nella vostra sintesi diocesana a un certo punto si diceva: noi non dobbiamo guardare dall'esterno la società, perché noi siamo dentro questo tessuto sociale e siamo pienamente parte. Quindi dobbiamo veramente sentirci parte muovendo in questo sguardo che dobbiamo poter porre sulla realtà, in questa capacità di ascolto che dobbiamo recuperare, muovendo dalla relazione col Signore che è la fonte, la sorgente continua da cui tutto viene. Allora, questa Chiesa che si rigenera, no? La Chiesa che si rigenera, la Chiesa che avverte l'esigenza di una riforma, usiamo la parola che non deve spaventarci, no? Cioè avverte l'esigenza di ritrovare in maniera nuova quella forma che è propria della Chiesa, quella forma che il Signore ha dato alla sua Chiesa, che il Signore vuole per la sua Chiesa, questa Chiesa che deve diventare sempre più bella, sempre più trasparenza dell'amore del Signore, sempre più segno vivo di comunione, sacramento di comunione, soltanto segno, ma segno e strumento, cioè realtà che trasmette una forza viva di comunione, di incontro, di relazione e che quindi si rigenera per rigenerare la storia, per trasformare dall'interno la storia stessa, la storia degli esseri umani. Allora, quella storia che condivide, perché la Chiesa cammina con tutta l'umanità e cammina con tutta l'umanità verso la pienezza del Regno di Dio, cioè verso la pienezza della comunione. Allora, questa Chiesa che vuole diventare sempre più bella, questa Chiesa che si rigenera, deve poter compiere un cammino, che è il cammino che appunto siamo invitati a fare attraverso il Sinodo, ripartendo dalla sorgente e senza mai smarrire il riferimento alla sorgente, ripartendo da ciò che la costituisce in radice, ritrovando appunto quel legame con il Signore dentro il quale lo Spirito agisce, quel legame con il Signore che è sorgente, che è fonte dello Spirito, che alimenta e sostiene il cammino della Chiesa. Allora è molto importante, proprio come avete fatto voi anche in questi giorni, mantenere per questo cammino, in questo percorso che viviamo insieme, un clima di preghiera, un atteggiamento di contemplazione. Il cammino sinodale, l'avete ricordato voi stessi, è un cammino di conversione, cioè è un cammino che si realizza nella relazione con il Signore, nell'attenzione a vivere sempre più profondamente questa relazione. È un cammino che ci spinge a riorientare la nostra esistenza,
l'esistenza, la vita della Chiesa, proprio nella relazione con il Signore, lasciando che sia questa relazione appunto a guidare i nostri passi, lasciando che sia l'azione dello Spirito a condurre il nostro agire, ad alimentare nel profondo il nostro sentire, perché sia conforme appunto al cuore di Dio, perché sia secondo la volontà del Signore, perché appunto non si tratta semplicemente di camminare insieme secondo la volontà del Signore, camminare insieme secondo quello che lo Spirito suggerisce, secondo quello che lo Spirito chiede. E quindi questo cammino sinodale è un cammino da vivere in un atteggiamento di contemplazione, di preghiera, di profondo ascolto interiore, è un cammino di conversione ed è anche un cammino esigente, è un cammino che richiede che sappiamo rimetterci in discussione, che sappiamo metterci in gioco e che possiamo farlo e impariamo a farlo sostenendoci reciprocamente, proprio come state cercando di fare voi. Io ho veramente gioito moltissimo di quello che ho ascoltato stamattina, sia negli sprazzi che ho avuto modo di sentire, degli sprazzi che io ho percepito nelle comunicazioni degli uffici diocesani, e poi le sintesi del lavoro che avete fatto ieri con i tavoli di lavoro, ma poi anche tutta la relazione che avete mandato a Roma, no? La sintesi del vostro lavoro del cammino di quest'anno. Don Angelo diceva: noi ci abbiamo provato, ma ci state provando, lo state facendo con grande serietà, con grande intensità. Allora vuol dire che qui, nella vostra chiesa diocesana, la Chiesa si è messa in cammino. E si è messa in cammino in questo spirito che voi stessi avete sottolineato, che è di corresponsabilità e non semplicemente di collaborazione. Quanto è importante questa parola corresponsabilità? Perché vuole dire la corresponsabilità non semplicemente una divisione di compiti, no? Collaborazione comporta che appunto si lavori insieme a qualcosa dividendosi i compiti. E già la collaborazione è una cosa bella, una cosa importante, vuol dire che non c'è uno che fa tutto per gli altri, al posto degli altri, che non c'è uno che comanda, no? E gli altri semplicemente devono avere un atteggiamento passivo, ma si lavora insieme. Ma la parola che voi avete messo in evidenza è una parola che è ancora più impegnativa, ancora più esigente, ed è la parola corresponsabilità. Il cammino sinodale non lo comprendiamo se non alla luce di questa parola. E quella rigenerazione della Chiesa che noi avvertiamo come un'esigenza e che è l'istanza di fondo del cammino sinodale, non la possiamo comprendere e non si può realizzare se non a partire dalla corresponsabilità. Che cosa vuol dire corresponsabilità? Vuol dire che ci sentiamo parte, ancora una volta, ci sentiamo parte in maniera viva e profonda della Chiesa che è una, è nostra madre, è ciò di cui siamo parte viva, membra vive, è quel corpo di Cristo di cui siamo tutti parte, quel corpo di Cristo che appunto vive nella relazione con il suo Signore, ma che è in realtà articolata, è ricca, è molteplice, è varia, in cui l'unità si costruisce nella diversità dei carismi, nella diversità dei misteri, nella diversità delle sensibilità, delle storie, nella diversità delle vocazioni, ma di tutte queste diverse componenti la Chiesa ha bisogno per essere quello che è. E la diversità dei carismi, dei ministeri, delle vocazioni, non è da pensare come una somma, no? Un pezzetto, più un altro pezzetto, e non possiamo neppure parlare del tessere di un mosaico. Il tessere di un mosaico forse ci avviciniamo un po' di più alla cosa, ma neppure quello fino in fondo, perché le tessere poi alla fine rimangono sempre l'una accanto all'altra, no? Si incastrano l'una nell'altra. E quindi l'una ha bisogno dell'altra per comporre il disegno insieme, ma rimangono una accanto all'altra.
possiamo fare riferimento quel bellissimo testo paolino in cui appunto l'immagine del corpo viene delineata in maniera splendida, no? Di dove si dice che appunto come in un corpo ci sono molte membra, così nella Chiesa, lì si dice che c'è un passaggio bellissimo a mio avviso, in cui si dice che noi siamo membra gli uni degli altri. È un passaggio che è straordinario, perché dice qualcosa che non sempre riusciamo a ricordare. Cioè non solo il fatto che nella Chiesa c'è bisogno dei laici quanto dei presbiteri e dei religiosi e delle religiose, c'è bisogno di tutte le vocazioni, ma che le vocazioni nella Chiesa sono cammini diversi nell'unico cammino che è appunto la chiamata alla santità, la chiamata alla comunione con il Signore, e che queste vocazioni devono poter essere comprese e vissute nella profonda interrelazione. Queste vocazioni sono l'una nell'altra in qualche modo, non semplicemente l'una accanto all'altra e neppure l'una per l'altra, ma l'una nell'altra in un certo senso. Cosa che noi facciamo un po' fatica a pensare, no? Perché noi siamo abituati ad una logica disgiuntiva. Questo, più quest'altro. Questo, poi quest'altro. La logica del Signore è una logica che per noi è paradossale, ma è la logica sacramentale, è la logica del mistero dell'amore di Dio, che supera infinitamente i nostri schemi mentali. Allora, nel Signore non c'è l'out-out, no? Ma l'out-out, che però non è l'uno accanto all'altro, ma appunto l'incontro, la piena e profonda relazione che si dà dall'interno. Allora, scopriamo cosa vuol dire la laicità in un rapporto maturo, consapevole, autentico con i presbiteri e viceversa. I presbiteri, per comprendere che cosa vuol dire essere presbitero, hanno bisogno di maturare la loro vocazione e di viverla all'interno della comunità, ma nel dialogo continuo, in quella capacità di ascolto, di condivisione, di corresponsabilità appunto con le altre vocazioni, con i consacrati, con le consacrate, con i laici. Quindi è insieme che impariamo ad essere quello che siamo nella Chiesa per il mondo. È insieme. Allora il clericalismo, come dicevate voi, lo si vince non semplicemente dicendo ma non devono fare tutto quanto i preti, oppure dicendo ma anche i laici devono assumersi le loro responsabilità. Il clericalismo lo si vince dicendo siamo Chiesa insieme e insieme diventiamo ciascuno ciò che è chiamato ad essere. I laici non devono scimmiottare i preti, né andare a rivendicare spazi, no? E d'altra parte i presbiteri non possono rinunciare allo specifico del loro ministero, ma le differenti ministerialità nella Chiesa, perché ciascuno di noi ha un compito, ciascuno ha da svolgere un servizio per quello che è, per la sua storia. Anche chi non svolge un compito particolare nella comunità, chi non è catechista, chi non è impegnato nella Caritas, ma per il fatto di essere credente in Cristo Gesù è chiamato a testimoniare la sua fede lì dove vive, lì dove svolge appunto la sua, dove si dipana la sua esistenza quotidiana, quella testimonianza della fede alla quale facevate riferimento anche voi. E quindi la sua esistenza è un'esistenza ministeriale, perché è investita dall'azione dello Spirito. Allora nella comunità dovremmo poter far tesoro delle differenti ministerialità, cioè del modo differente appunto di vivere il servizio al Vangelo, all'annuncio del Vangelo, che quella diversità che si dà nella diversità dei percorsi di ciascuno, delle vocazioni diverse, ma anche appunto delle esistenze, delle differenti esistenze, dei differenti percorsi di vita di ciascuno. E questi differenti percorsi di vita contribuiscono non soltanto all'annuncio del Vangelo, ma alla costruzione
della Chiesa, alla edificazione della Chiesa. Allora siamo tutti chiamati a sentirci parte viva per quello che siamo e per quello che viviamo, sentirci parte viva della edificazione della Chiesa e della sua missione. Pietre vive, non lettera morta, insignificanti, insipidi, no? Ma pietre vive in quello che siamo chiamati a vivere, ad essere. Allora, la corresponsabilità, allora, va capita bene. Però per comprendere bene il senso della corresponsabilità c'è bisogno di fermarsi a riflettere su cosa vuol dire essere Chiesa. Fermarsi a riflettere sul mistero che è la Chiesa, sul mistero di comunione che è la Chiesa. Vedete, l'avete detto anche voi nelle parole che avete usato, nelle sintesi proposte poco fa. Per rigenerare la Chiesa c'è bisogno di un cammino, abbiamo detto, di conversione, un cammino che è un cammino di ascolto, un cammino esigente, in cui ritroviamo appunto il senso profondo della corresponsabilità, che il cammino sinodale appunto ci sta invitando a questo fondamentalmente, ma per poterci sentire veramente parte, fino in fondo, e quindi per poter riscoprire anche questa corresponsabilità, abbiamo bisogno di capire, di conoscere, abbiamo bisogno, diciamo la parola giusta anche di studiare. Vi spaventa questa parola? No. Io insegno alla facoltà teologica, ma ho molto chiara la convinzione dentro di me, che il Papa tra l'altro molte volte ha ripetuto, rilanciato, che la teologia non è per pochi eletti. La teologia è diritto e dovere di tutto il popolo di Dio. Cioè la comprensione più sempre più profonda delle verità della fede è qualcosa a cui tutto il popolo di Dio è chiamato. Allora, in questo cammino che stiamo compiendo, è molto bello, come abbiamo sentito anche poco fa, che emerga a un certo punto anche l'esigenza di conoscere di più. Voi l'avete detto rispetto alla liturgia, no? Avete detto abbiamo bisogno di conoscere di più il linguaggio della liturgia. Abbiamo bisogno anche di comprenderne la storia in qualche modo, abbiamo bisogno di comprenderne il senso per non essere passivi spettatori, ma per essere pienamente partecipi appunto di quello che celebriamo. Allora, c'è bisogno anche di un di più di conoscenza, c'è bisogno di un di più di riflessione e anche di un di più di conoscenza. In fondo, i cantieri che sono proposti per il prossimo, per quest'anno che ora comincia, hanno anche questa possibilità al loro interno. Scegliere alcuni ambiti di impegno, alcuni ambiti che avvertiamo come particolarmente urgenti. Voi avete detto per esempio la casa, parlando appunto della parrocchia in modo particolare, delle nostre comunità, nel loro modo di vivere, nel loro modo di essere. Ecco, scegliere alcuni ambiti, qualcun altro ha detto i giovani, no? L'attenzione ai giovani, realizzare dei luoghi di ascolto per i giovani, scegliere alcuni ambiti di impegno particolari che si avvertono come più urgenti nella nostra chiesa locale, nella nostra chiesa diocesana, e su quelli lavorare, e lavorare insieme, perché appunto c'è un lavoro per ciascuno e per tutti insieme da fare. Ma come lavorare insieme? Come pensate i cantieri? I cantieri sono uno spazio di ascolto, perché la dimensione dell'ascolto è la dimensione che accompagna il cammino sinodale dall'inizio alla fine, no? È quello che deve accompagnarci, questa dimensione, questo atteggiamento che non è mai abbastanza, l'avete detto voi stessi, no? C'è una grande crisi di ascolto.
che dobbiamo imparare ad ascoltare anche quando lavoriamo insieme. Qualcuno ha detto, ma ci siamo rispettati anche nel dibattito, perché però a volte le voci si sovrapponevano. Dobbiamo imparare ad ascoltare, per questo il metodo della conversazione spirituale aiuta proprio ad imparare ad ascoltare. Allora, i cantieri sono uno spazio di ascolto, ma sono anche uno spazio di discernimento e sono uno spazio di riflessione, uno spazio di ricerca, uno spazio di approfondimento. Se abbiamo avvertito che ci sono alcune questioni che sono particolarmente urgenti e che costituiscono delle priorità in ordine alla possibilità di rigenerare la nostra chiesa locale, di rendere più bella questa chiesa, di renderla più comunionale, più sinodale, di renderla capace veramente di ritrovare quello slancio che il Signore chiede per l'annuncio del Vangelo, di renderla capace appunto di comunicare, di trasmettere la forza viva del Vangelo, il fuoco vivo del Vangelo, che deve animare non soltanto i presbiteri, ma tutto il popolo di Dio, no? Anche quel fervore vivo dobbiamo trovarlo dentro di noi, ciascun battezzato deve ritrovarlo, no? E insieme come comunità. Allora, se ci sono alcune questioni che noi mettiamo come particolarmente urgenti per poter rendere più bella e più comunionale la nostra chiesa diocesana, su queste questioni dobbiamo lavorare quest'anno, dobbiamo fermarci a lavorare. Su queste questioni dobbiamo appunto mettere in piedi un cantiere. I cantieri che sono stati proposti a livello nazionale sono una proposta pura e semplice. È come dire, abbiamo costruito la sintesi nazionale partendo da quello che voi, dalle chiese locali che è stato consegnato, no? Ora, questa sintesi viene restituita alle diocesi attraverso la proposta appunto del testo che avete letto, su cui avete lavorato. È un testo che, tra parentesi, è molto denso, quindi ha bisogno di essere letto e letto varie volte, no? Quindi non vi spaventate se all'inizio qualcosa sfugge. A parte che avete colto le cose più importanti, siete stati bravissimi, devo dire, molto molto bravi. Ma è comunque un testo che va letto e riletto più volte. Allora, abbiamo dalle sintesi diocesane è emersa quella sintesi che è una raccolta dei frutti che ci è sembrato di poter cogliere appunto nel lavoro delle chiese locali. Ora, questa sintesi che è stata consegnata poi al sinodo universale, perché quello è il nostro contributo, il contributo delle chiese italiane al sinodo della chiesa universale, della chiesa sparsa in tutte le parti del mondo, perché con la chiesa universale noi stiamo condividendo questo cammino sinodale. Allora, quella sintesi viene restituita alle chiese locali, alle chiese diocesane, attraverso la proposta dei cantieri. È come se dicessimo, ma abbiamo capito bene, no? Padre Giacomo Costa diceva così nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con i referenti diocesani. È come chiedere a voi, a tutti quanti voi, abbiamo fatto la sintesi a livello nazionale, ma sono veramente queste le priorità? Cioè, voi condividete che sono queste le priorità che sono emerse? Tant'è vero che queste priorità sono state espresse attraverso questi cantieri che, come avete visto, sono molto ampi. Il cantiere della strada e del villaggio, il cantiere della casa e dell'ospitalità, il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale. Sono ambiti tematici, ambiti molto ampi, che hanno al loro interno tante sfaccettature, tanti aspetti anche diversi. Pensate, per esempio, nel cantiere della casa e dell'ospitalità c'è il tema della corresponsabilità anche attraverso il riferimento agli organismi di partecipazione ecclesiale che dovrebbero essere rilanciati, riattivati. È un aspetto, ma su quell'aspetto si potrebbe costruire un cantiere a vari livelli. Allora, ambiti molto ampi, con tanti aspetti al loro interno, e spetta alle chiese locali scegliere, operare la scelta. Non è detto che si debbano fare tutte e tre o tutte e quattro.
Il quarto, tra l'altro, è quello che apre lo spazio ad eventuali aspetti o questioni che non sono state toccate negli altri tre, contemplate negli altri tre ambiti. Ma tutti i cantieri che metterete in piedi devono nascere dal vostro discernimento, cioè dall'aver capito, partendo dal cammino fatto lo scorso anno, che cosa è particolarmente urgente nella vostra chiesa diocesana. E questo non vuol dire che ogni chiesa locale procederà per conto suo, perché poi ci sarà appunto la condivisione del lavoro che viene fatto a livello nazionale, e tutto questo verrà restituito, no? Verrà appunto condiviso, non solo, ma come il vostro vescovo chissà quante volte l'aveva detto, no? La chiesa universale vive nelle chiese locali. La chiesa non è un'entità astratta, la chiesa locale è la chiesa viva, no? E quindi la voce delle chiese locali è quella che tesse nella comunione l'unica voce, la chiesa universale. Allora, il valore, il locale non è in alternativa rispetto all'universale, ancora una volta, la logica dell'et et, no? Ma respirano un unico respiro, quello secondo il quale vive la chiesa universale e la chiesa è la chiesa locale. Quindi la particolarità non è frammentazione, la particolarità e la specificità è ricchezza della chiesa, non è frammentazione. Se vissuta però appunto in questo spirito di comunione e la capacità di condividere appunto un unico cammino. Allora è molto importante che a livello diocesano, come avete già fatto, e poi anche a livello parrocchiale in alcuni casi, si faccia un lavoro di discernimento su che cosa siamo chiamati ad impegnarci in un ascolto ulteriore, in una riflessione, in un approfondimento, anche perché no, in uno studio a livello parrocchiale, a livello diocesano, a livello interparrocchiale o addirittura interdiocesano in alcuni casi. Sentivo del cammino per i fidanzati che farete anche insieme alla diocesi di Chieti Vasto. Bisogna, la particolarità si apre appunto all'incontro, alla condivisione, alla tessitura di trame di condivisione, di sinergie che possono essere costruite e portate avanti. Allora, il cammino sinodale non passa sulle nostre teste, no? Abbiamo bisogno di imparare lo stile, abbiamo bisogno anche di imparare un linguaggio, ma questo lo facciamo coinvolgendoci fino in fondo per ciò che siamo, nella specificità della nostra storia, della nostra realtà di chiesa diocesana, nella realtà concretissima, piccola ma estremamente significativa delle nostre comunità parrocchiali anche. Lo facciamo perché vogliamo camminare insieme, vogliamo esserci, vogliamo stare dentro questo cammino, perché ne avvertiamo tutta la forza, la bellezza, e perché appunto camminando si apre cammino. Impariamo strada facendo, e man mano che andiamo avanti ci entusiasmiamo ancora di più, non ci prende lo scoraggiamento, ma ci prende anzi l'entusiasmo, no? Lo slancio che viene dal sentire che a guidare i nostri passi appunto è lo Spirito del Signore. È da lì che viene la nostra forza. Allora, dentro questo cammino dobbiamo esserci con la specificità di ciò che siamo come chiesa locale. Non un cammino che passa sulle nostre teste, ma un cammino che ci vede fino in fondo coinvolti, che ci vede pienamente partecipi. Dovete sentirvi così, dobbiamo sentirci così, insieme, nella particolarità di ciò che siamo. Allora, è molto importante questo lavoro di discernimento, è importante poi appunto progettare i cantieri, cioè arrivare a dire, ma una volta che abbiamo capito quali sono le urgenze, come dobbiamo procedere? Come dobbiamo lavorare mettendo in piedi un cantiere? Di che cosa c'è bisogno? E poi fare i passi necessari, no? E quindi lavorare alla realizzazione di un progetto che è stato immaginato, pensato,
una progettualità che deve essere condivisa, che ha bisogno di competenze diverse, di sensibilità diverse, un lavoro per ciascuno appunto, cioè nel cantiere ci sono competenze diverse, allora a livello parrocchiale, a livello diocesano, dobbiamo metterci insieme. Certamente non può esserci il cantiere dell'ufficio missionario o dell'ufficio catechistico separati, no? Ma appunto anche se c'è un cantiere specifico, deve essere fatto nell'intreccio, nella interrelazione con le altre realtà, con le altre competenze e sensibilità e percorsi anche interni alla vita della diocesi. E lo stesso discorso è anche nella parrocchia. E perché no? Provare a coinvolgere anche persone che immaginiamo lontane, no? I cosiddetti lontani, no? Perché anche attraverso il loro sguardo, anche attraverso il loro porto, abbiamo forse qualcosa da imparare. E poi, lì dove è necessario, mettere in campo delle competenze anche di studio. Perché se per esempio, a me per esempio la mia parrocchia, mi farebbe un enorme piacere che si facesse un cantiere sulla liturgia. Perché è una questione aperta, no? Allora, ma per vivere bene la liturgia, avete detto voi stessi, c'è bisogno di mettersi a Sacro Santo Concilium, cioè dobbiamo, i documenti del Magistero, andare ad entrare nel mistero della liturgia, capirla, no? Quindi avere anche l'umiltà, la semplicità, ma anche il gusto, no? Di studiare, di capire, di approfondire. Allora, che significa questo? Che dobbiamo fare una sequenza di eventi e di conferenze? No, assolutamente no. Anche quella di oggi, io spero che voi la viviate non come una conferenza, io ho accettato di venire qui non per venire a fare una conferenza, ma per venire ad incontrare voi, per venire ad incontrare il Vescovo, i vostri sacerdoti, voi, il popolo di Dio di questa diocesi, per entrare in punta di piedi nel vostro cammino e dirvi sono con voi, viviamo insieme questo cammino bello che il Signore chiede alla sua Chiesa. Allora, è come voi avete detto, cioè il cammino sinodale non si costruisce attraverso eventi straordinari, conferenze, si costruisce attraverso la semplicità dell'incontro, in cui ciascuno mette a disposizione degli altri quello che è, quello che sa, le intuizioni belle che si porta nel cuore, ma anche il patrimonio di conoscenze, di esperienza, di cui appunto dispone per grazia di Dio, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? Allora, dobbiamo vivere questo stile, e questo è lo stile che dobbiamo imparare a recuperare, a ritrovare, quello della semplicità, che a voi è così caro, tra l'altro, no? È lo stile del vostro vescovo, lo stile della semplicità, della familiarità, cioè lo stile dell'essere insieme, del camminare insieme, non puntando il dito o difendendo il proprio spazio di potere, ma appunto nella gioia, nel gusto, nella bellezza di condividere, di lavorare insieme, come voi avete detto, per rendere più bella questa Chiesa, per rendere più bella la Chiesa del Signore, per renderla luminosa, per renderla come un faro, come una luce appunto che risplende, come principio di speranza e di forza in questo tempo che tra l'altro è un tempo che avvertiamo come un tempo di incertezza, un tempo di distorsione in cui molte volte emerge e affiora anche la stanchezza. Allora, non dobbiamo tacere la stanchezza, la difficoltà, la fatica, ma avere il coraggio e l'umiltà di partire da lì per aprirci all'azione dello Spirito e camminare insieme per rendere più bella e luminosa questa Chiesa. Questo è il senso del cammino sinodale che stiamo vivendo. Io forse mi fermo qui perché penso che voi avete detto già tante cose bellissime, importanti, e se ci sono delle domande che magari volete fare posso rispondere alle vostre domande, ma mi fermerei qui perché per non abusare ulteriormente della vostra attenzione.